Un saluto a tutti e bentornati sul canale di Safutobu. Rieccoci qui con Final Fantasy VII. Nel video scorso abbiamo esplorato la caverna di Corallo e adesso in questo video dovremo andare nel prossimo villaggio, quindi carichiamo subito la partita. Ero arrivato a 80.000 gil, vi avevo fatto vedere nel video scorso, perché adesso nel prossimo villaggio, appunto, ci saranno delle nuove armi da comprare e costano care. Però oltre a quella avevo anche rubato a un mostro, a Crophis, il Water Ring. Ne ho rubati un bel po'. Così adesso poi li venderemo. Allora, adesso mettiamo a Cid l'Aurora Armlet, che da questo punto in poi ci servirà la difesa contro il ghiaccio. Cloud diciamo che è messo abbastanza bene perché alla difesa a metà, i danni sono dimezzati. Invece Kate Sith dovrebbe avere Ice ed Elemental. Quindi più o meno tutti e tre sono messi bene. L'unico forse è Cloud, però va bene così. Allora andiamo nel prossimo villaggio. E perché adesso poi il prossimo dungeon sarà veramente divertente da esplorare. Qua c'è un lupo. Sì, non la uso la tenda, tanto siamo quasi arrivati, non è molto distante. Perché Cid è l'unico che non ha Magic Hammer. Siamo a metà strada, è qui vicino, tanto si vede nella mappa. I conigli, questi qua sono fastidiosi. Se non mi sbaglio, questi evitano quasi sempre i colpi. Ah, stavolta no. Ma buono. Ah, ecco, mi sembrava. Sì, forse Cid è quello che ha meno precisione. Infatti, come vedete, i conigli danno solo 100 gil. Infatti, anche per questo ho preferito allenarmi nella grotta. E dovremmo essere arrivati. Sì, eccolo lì il villaggio. Ma no, solo uno? Mi mandano solo una pedina? Gil. Sì, facciamo un salvataggio sempre per sicurezza. Allora, sì, mi sa che devo salvare là. Allora, entriamo adesso. Qui siamo nel villaggio di Icicle e ci sono un bel po' di cose interessanti da fare. Allora, prima di tutto, andiamo qui nel negozio delle armi. Qua c'è un bel fucile. E vediamo se dice. No, non dice niente. Nonno, svegliati, abbiamo un cliente. Oh, salve, felice di vederti. E allora, prima di tutto, però, vendiamo i Water Ring. Sì, non rischio di dimenticarmi. Ecco qua. Ne voglio tenere tre. Quindi vendiamone 9. Beh, un bel gruzzoletto, 45.000. Poi acquistiamo. Eccole qua. Queste sono le armi nuove e come vedete sono molto care. Ma devo comprare anche qualche tenda. Ah, compriamole tutte. Adesso magari l'equipaggio molto velocemente a tutti i personaggi, così. Tranne a Cid solo, perché lui preferisco tenere l'arma che ha già. Allora, le ho acquistate tutte, però volevo acquistare, diciamo, almeno 7.
Così ne ho un po'. Quindi, le armi le abbiamo acquistate. L'equipaggio dopo, però, prima volevo andare a parlare con questo tizio. Perché lì si va avanti, però per il momento non possiamo andare. No, non andare, c'è una discesa molto ripida. È pericoloso, rinunciate. E allora, adesso se gli diamo la prima risposta, non potremo più uscire dal villaggio. E quindi ve lo sconsiglio di fare adesso. Voi date la seconda risposta. Grazie per la gentilezza. No, non ringraziatemi, l'avrebbe fatto chiunque. Ho del tempo libero. Volete che vi insegni come si usa lo snowboard? Sì, vediamolo, ottima idea. Perché infatti qua poi ci sarà un minigioco da fare con lo snowboard. Però noi adesso non ce l'abbiamo, quindi per questo non possiamo procedere. Devo spiegarvelo di nuovo? No. Quindi adesso di là non si va avanti. Andiamo in questa casa qui perché ci sono delle cose molto importanti da vedere. Ma prima di tutto scendiamo di sotto. E qui dietro c'è un oggetto. Forse devo passare di qua. È un turboetere. Non c'è nient'altro da raccogliere. Vediamo quei macchinari là perché. Allora, se non mi sbaglio. Forse di qua. Ecco, qua abbiamo acceso la luce. Ma si può anche rispegnere, mi sembra. E poi qua però. Ci sono dei video e sono molto importanti per la storia. Non è una cosa obbligatoria da fare, però ci servirà per capire meglio appunto la storia di Final Fantasy VII. Quindi guardiamoli e guardiamoli dall'inizio. La crisi originale. Camera pronta. Che ne dici, Falna? Parliamo dei Cetra? 2000 anni fa i nostri antenati, i Cetra, udirono il pianto disperato del pianeta. I primi a scoprire la ferita del pianeta furono proprio i Cetra che vivevano a Nullspol. Allora, i Falna, dov'è il luogo detto Nullspol? Nullspol si trovava in questa zona. I Cetra iniziarono a leggere il pianeta. I Falna, cosa vuol dire leggere il pianeta? Non so come spiegarlo, è come avere una sorta di conversazione con il pianeta. Scoprimmo che una cosa caduta dal cielo lo aveva gravemente ferito. Migliaia di Cetra si unirono per tentare di guarire il pianeta. Ma l'entità della ferita era tale che il pianeta aveva bisogno di molti anni per poter guarire. Gli antichi, voglio dire i Cetra, avevano il potere di guarire il pianeta? No, non ne avevano il potere, ma sapevano usare la forza vitale rilasciata dagli esseri viventi. I Cetra coltivarono disperatamente la terra per consentire al pianeta di recuperare l'energia. Persino qui, così vicini alla North Cave, la neve non si scioglie mai. Ritieni sia a causa dell'energia rilasciata dal pianeta per guarire la ferita? Ma l'energia necessaria a guarire il pianeta inaridì i territori. Fu allora che il pianeta cercò di convincere i Cetra a lasciare Nullspol, ma. Va bene, Ifalna, facciamo una pausa. No, sto bene. Quando i Cetra furono pronti a lasciare la terra che amavano, fu allora che si rivelò tra noi. Apparve come le nostre madri, come i nostri fratelli morti, mostrandoci ombre del passato. Chi è che apparve nei pressi della North Cave? A chi o a cosa ti riferisci? Si manifestò colui che aveva ferito il pianeta. O meglio, la crisi dal cielo, come veniva chiamato. Dapprima si finse nostro amico, ingannandoci, in seguito ci infettò col virus.
I cetra vennero colpiti da un virus ed impazzirono, trasformandosi in mostri. Poi, come aveva fatto al Nolspol, si infiltrò nelle altre città dei Cetra, diffondendo il virus. Sei così pallida, meglio riposarsi. E adesso capiremo meglio guardando anche gli altri. Allora, vediamo cos'è Weepon. Ifalma, sai qualcosa della cosa chiamata Weepon? Sì, professore. Quella che lei scambiò per un cetra si chiamava Genova. Era lei la crisi dal cielo. Il pianeta sapeva di dover distruggere la crisi dal cielo. Perché vede, finché Genova sarà in vita, il pianeta non riuscirà mai a guarire del tutto. Crediamo sia un'arma che il pianeta produce spontaneamente, giusto? Sì, in ogni caso non esiste alcuna prova che Weapon sia mai stata usata. I pochi Cetra che sopravvissero batterono Genova e la confinarono. Il pianeta generò Weapon, ma non ebbe necessità di usarlo. Così Weapon non esiste più sul pianeta. Weapon non sparisce, resta in stasi in qualche luogo del pianeta. Anche se Genova è confinata, un giorno potrebbe risvegliarsi alla vita. Il pianeta non è ancora guarito completamente e controlla Genova. Dov'è Weapon? Non saprei, non riesco a sentire con chiarezza la voce del pianeta. I tempi sono così cambiati, credo che il pianeta sia conscio di tutto. Grazie Ifalma, è tutto per oggi. Quindi adesso sappiamo che è stata Genova a infettare tutti i Cetra e a portarli all'estinzione. Adesso vediamo i video e vediamo anche questo qua, confidenziale. Qua ci sono due video. Mia figlia 10 giorni dopo la nascita. Cosa stai facendo, professore? Cioè, tesoro. Oh, volevo girare un video, ma la telecamera non funziona. Perché prendi la telecamera? C'è forse qualcosa di cui non ti ho ancora parlato? No, non è per quello. Volevo riprendere la bambina. E quando dorme, il suo viso sembra quello di un angelo. Prima dobbiamo trovarle un nome, il video può aspettare. Ho già trovato il nome, visto che è una femmina la chiameremo Iris, ti piace? Sei davvero uno scemo, ma Iris è un bel nome. Proprio un bel nome, considerato che è venuto da quella tua testaccia vuota. Giusto, ho il videotape. E quindi adesso sappiamo che quella lì era la madre di Iris, Ifalna. E quel professore lì è il padre. Adesso vediamo la seconda parte, mia figlia 20 giorni dopo la nascita. Cosa, un altro video? Non fai altro che video. Ti prego, non parlare così. La nostra amata figlia, solo tua e mia. Non vuoi che registri la sua infanzia su di un nastro? Se continui a viziarla così non sarà mai forte abbastanza. Iris è diversa da tutti gli altri bambini. Mi chiedo quale destino gli riserverà il futuro. Non parlare in questo modo. Io proteggerò te e Iris a qualsiasi costo. Tu e Iris siete il mio solo tesoro. Io vi proteggerò. Ora sto molto meglio. Se non ci fossi tu, non saprei cosa. Ma che cosa? Stavo proprio per. Come osano disturbarci proprio in questi momenti? Ora li mando via. All'istante.
Ma chi? Sono loro. Ti stavo cercando, Ifalna, o forse dovrei dire Cetra. Quanto tempo è passato, professor Gast? Ojo, come hai fatto? Credetemi, è stata davvero dura riuscire a trovarvi. Ho aspettato 2 anni. Quanto desideravo una nuova cavia. Una nuova cavia? Stai parlando di Iris? Si chiama Iris? Ma che bel nome! Vattene via, io non lavoro più per la Shinra. Mi hai capito, Ojo? Ti prego, Iris non vi ha fatto nulla. È me che vuoi, giusto? Ifalna. Ho bisogno di te per i miei esperimenti. Non riesci a capire, professor Gast, cambieremo il futuro del pianeta. Tranquilla, Ifalna, me la vedo io. Vi prego, non ribellatevi, non ho intenzione di ferire le mie preziose cavie. Ma che bella telecamera, guardia, distruggila. Trattatela bene. Che cosa fa, professore? Ifalna, scappa, scappa con Iris. Oh, e mi raccomando, prendete la bambina. Un videotape, gli antichi, Weapon. È un vero tesoro, grazie professore. E quindi quello lì era il professor Gust di cui abbiamo tanto sentito parlare, e poi abbiamo scoperto anche che Ojo sapeva praticamente ogni cosa, perché probabilmente ha visto, anzi, ha visto sicuramente questi video, quindi sa, ne sa anche più di noi. Vediamo solo se c'è altro qua. No, mi ricordavo che ce ne fosse un altro. Quindi di qua abbiamo fatto tutto. Adesso andiamo prima di qua. Qui ci dovrebbe essere la locanda, sì. Però scendiamo direttamente sotto. E qua c'è un locale nascosto. Si dice che sul grande ghiacciaio viva una donna delle nevi che odia l'acqua calda. Ma credo sia solo un mito per spaventare i turisti. E questa è una cosa molto importante da tenere a mente, perché sembra una frase buttata lì, invece è una cosa che ci servirà a sapere per il prossimo dungeon. Benvenuto, mi sembri un tipo forte. Se vuoi posso stare ad ascoltarti. Va bene. Mi annoia ascoltare le sue storie. Ah, beh. Ti sto annoiando? Pensi di dirigerti a nord? Quella è l'idea. Allora quello che ti serve è una mappa della zona. Potrai trovarne una nella casa di Mr. Olzov. È stato un famoso scalatore. Ti sto annoiando? No, non volevo parlare con te. Probabilmente si perderà sul ghiacciaio e morirà congelato. Non importa quanto sia attrezzato, con il freddo che fa là sopra, gli do 2 giorni al massimo. Pare che un tizio sia andato a nord sul grande ghiacciaio. Che pezzo di idiota, pensa forse di farsi un bel giro turistico sulla neve? Cioè, quest'altro ci diceva un'altra cosa? Penso di no. Qui non abbiamo molte comodità, ma fai come se fossi a casa tua. Sai che cos'è un cetra? Che cosa sono i cetra? Vediamo, è lo stesso che dire gli antichi, giusto? Beh, si racconta che uno di loro vivesse in questa città. Si chiamava Ifalna e conosceva moltissime cose. In che senso? Mi hanno detto che fu rapita dalla Shinra e condotta chissà in quale posto. La Shinra e gli antichi, mi vengono i brividi. E poi noi sappiamo che alla fine è riuscita a fuggire e ha portato Iris dalla madre adottiva a Midgar, come abbiamo visto nella prima parte appunto di Midgar. Sai che cos'è un cetra? Che cosa sono i cetra? Vediamo, è lo stesso che dire Anvo. È la stessa conversazione.
Ah, una porta chiusa questa. Ah no, ma che cosa guardi? Tu sei un vero macio, non è così? Vabbè. Meglio se ce ne andiamo. E vediamo invece qua sopra. Parliamo con questo qua. Ehi, fai attenzione, non avvicinarti troppo, ti brucerai. Questi qui hanno caldo qua. Hai sentito della ripida collina di questa città? Dicono sia vietato andarci. Ma che fortuna, fare tanta strada è... È cosa? Veniamo da Costa del Sol per fare dello snowboard, ma stiamo per partire. Allora, vediamo un po' qui. Oggi fa più freddo del solito. Se vuoi una stanza ti costa solo 200 gil. Sì, prendiamola perché ho finito gli MP. Buon riposo. Adesso però quel tizio lì mi sembra che non ci possiamo parlare, vero? No, ho sbagliato. Volevo dire di no. Vabbè, gli ho regalato 200 gil. Ecco, volevo parlare con questo. No, non si può. Vediamo però di sopra perché c'è un oggetto da raccogliere, però è un po' nascosto e si vede qui nella finestra, questo qua. Ricevuto pozione X Potion. E c'era solo questo da prendere. Ma usciamo pure e vediamo le altre due case. Qua ci sono le bambine, cosa fanno qua? È quasi finito. Il pupazzo di neve. La prossima volta ne faremo uno più grande. Adesso qui è molto importante entrare in questa casa perché, ecco, lì ci sono un po' di cose da raccogliere, però prima parliamo con questo personaggio qui fuori. È praticamente impossibile raggiungere l'estremo nord senza una mappa. Se proprio devi raggiungere quei luoghi, ti consiglio di prendere quella mappa sul muro. Quindi adesso ci ha autorizzato a prendere la mappa, quindi la possiamo prendere. Si può prendere anche senza che ce lo dice, però. Mi piace di più fare così. Qua c'è un gatto. Sai che il maestro è uno scalatore molto esperto? Dicono che conosca ogni angolo del grande ghiacciaio. Nonna, stai attenta, non avvicinarti troppo al fuoco. Lo trovo così confortevole. Però Cloud non si gira mai come voglio io. Ah, ecco. Mio marito è partito 20 anni fa e non è ancora tornato. Dovrebbe trovarsi alle pendici della rupe di Gaea. Il posto è segnato sulla mappa. E questa è una cosa molto importante per la prossima parte. Allora, entriamo subito qua, però c'è la signora che ci ostacola. Sono proteine e un vaccino. Allora, le proteine dovrebbe essere, magari perché poi hanno i nomi diversi. Dovrebbe essere Hero, eccolo qua, Hero Drink. E questo aumenta le abilità in battaglia. È un oggetto temporaneo che dura solo in battaglia, per esempio aumenta le statistiche, tipo forza, fortuna. E questo invece è un vaccino che protegge dalle trasformazioni di status, sempre in battaglia. Sono oggetti molto rari, infatti non ne troveremo molti. Ah, prendiamo la mappa. Beh, prima guardiamola. Perché questa sarà la prossima parte che faremo. E sarà un dungeon abbastanza complicato, però avendo la mappa sarà molto più semplice da visitare. È molto particolare, ma poi tanto lo vedremo nel prossimo episodio. L'obiettivo è andare a nord, comunque. Prendiamo la mappa. Ti prendi la mappa ghiacciaio, che è questa qui. Glacier Map. E mi raccomando, prendetela perché è molto più che utile poi per la prossima parte, perché poi è molto facile perdersi.
Entriamo qua. Il mio piccolo si è fatto male appena siamo arrivati. Non dovevo regalargli quello snowboard. E infatti qui c'è lo snowboard che ci serve per poter scendere la discesa. Quindi questo qui si è fatto male con lo snowboard, però per il momento non lo possiamo prendere, che dobbiamo far andare avanti la storia. Quindi adesso in realtà dovrei andare a parlare con quel personaggio là e dargli la prima risposta, però per due motivi non lo farò subito, perché prima di tutto devo uscire fuori, e adesso possiamo farlo, e equipaggiare le armi e poi salvare. E se state giocando con la versione di Steam, fate esattamente come sto facendo io, perché tra poco, se avete messo la mod per l'italiano, purtroppo il gioco crasherà. Ci sarà un minigioco da fare e appunto non so perché, però nella versione italiana, cioè con la mod in italiano di Steam, a questo punto del gioco crasha appena iniziate il gioco, quindi non diciamo con questa mod non c'è possibilità di andare avanti, però c'è un modo per risolvere questo problema. Allora, lui gli lascio la sua arma. E se impostate le impostazioni di default da Steam, potete togliere la mod momentaneamente e fare poi il minigioco in inglese. E appunto in inglese non avete nessun problema e quindi potete appunto fare quel minigioco e poi salvare dopo. Io infatti farò così, adesso salverò, poi vi farò vedere questo pezzo ancora in italiano e poi uscirò, risolverò questo problema qua, quindi rimetterò le impostazioni di fabbrica del gioco da Steam e poi faremo un piccolo pezzo in inglese, appunto il minigioco lo faremo in inglese ma è una parte corta. Poi salverò dopo, subito dopo, e dal prossimo video poi lo rigiocheremo in italiano come al solito. Perché questo è l'unico modo che conosco, sinceramente non so se esistono dei sistemi o altre patch per che risolvano questo bug, diciamo. Magari sì, però io adesso conosco questo metodo e farò così. Questo comunque solo se state giocando in italiano su Steam con questa mod. Ovviamente se state giocando sulla PlayStation 4 non avete questo problema. Allora, loro due hanno messo queste armi. Poi manca solo Vincent. No, le equipaggio subito così quando farò i cambi ce l'hanno già. Rimettiamo lui e Vincent, poi rimetterò Cid. E adesso però hanno uno slot in più, sia Cloud che Kate Sith. Magari a Cloud darei, visto che poi la prossima parte sarà abbastanza tosta, gli darei questa exit, così se ci fanno la manovra tenaglia possiamo scappare. E invece a Kate Sith volevo dare un attimo, perché a lui gli volevo mettere cover, perché cover combinato con counter attack fa dei bei danni, perché protegge l'alleato e inoltre contrattacca. Però al posto di, magari lo metto al posto di questo, di Destruct, mettiamo cover e lui gli do Destruct. Mettiamo i Destruct e però direi di togliere Earth, così ha una magia in meno, e al posto di questa gli darei magari MP Plus. Così ha guadagnato sia gli MP che anche gli HP. Va bene, direi che siamo a posto. Allora, io adesso faccio così, salvo e
Vi faccio vedere ancora questa parte in italiano. Mi salviamo qua. Sì, perché adesso c'è anche un altro minigioco ancora prima da fare. Perché adesso questa parte ci tengo a farvela vedere ancora in italiano perché è divertente. No, non andare, c'è una discesa molto ripida. È pericoloso, rinunciate, non posso rinunciare. Dannazione, cercavo solo. Ma cosa? Chi è quella gente? Oh, casini in arrivo. Eccoli là, presto. Sì, signora. Claude. Stavolta non ve la caverete. Sta succedendo? È un segreto. E comunque non importa, non dovevate ferire il mio capo. Stai parlando di Zeng? Non siamo stati noi, è stato Sephiroth. No, bugiardo, vuoi provare a fregarmi? Non sto mentendo. Te l'ho detto, è stato Sephiroth. Non fare l'innocente, non ti perdonerò mai. Uffa. Sembra che parlare non serva a niente, vorrà dire che ti insegnerò a soffrire. Allora, qui vi devo anticipare questa cosa perché adesso partirà un piccolo minigioco e noi dovremo premere o la freccia sinistra o destra oppure la freccia su. Però io vi consiglio di premere o sinistra o destra e premetterla subito, appena compare il menu delle frecce che vi dice i comandi da premere. Voi premetterla più volte così siete sicuri di farcela. Quindi appena comparirà. Mi sembra che parlare non serve a niente, vorrà dire che ti insegnerò a soffrire. Solo tu e io. Va bene, me ne occuperò io. Non riuscirai a evitare il mio pugno. Cosa? Ecco. Ecco, infatti. Io sto premendo sinistra più volte. Ecco, è fatto, ce l'abbiamo fatta. Elena. E sta rotolando giù. Ma come? Di certo hanno un debole per la Shinra. Quindi adesso, prima di andare di là però, anzi no, in realtà possiamo anche andare a parlare con questo, tanto non ci fa ancora andare avanti. Scusate se poco fa sono scappato, ma meglio evitare guai oggigiorno. Comunque ti serve uno snowboard per discendere la collina, ti insegno come usarlo? Sì, forse è meglio. Ah, cioè, ci dà di nuovo i comandi. Questi tanto li vedremo tra poco. Quindi adesso lo snowboard sappiamo dov'è. Però ecco, adesso è cambiata questa cosa perché non possiamo più uscire. Siamo sotto legge marziale. Come vuoi tu? Dai, non ti arrabbiare, faccio il mio lavoro. Invece, se io do l'altra. Li prendo a calci. Vediamo cosa succede. Fermo, ci sono dei bambini. Senti, forse non dovrei dirtelo, ma ho sentito che su a nord succede qualcosa di grosso. Ci sta andando anche il presidente, perciò perché non te ne stai qui buono e tranquillo? Dai, non ti arrabbiare, faccio il mio lavoro, va bene. Quindi qua ci sono i bambini, però adesso possiamo. Ci dicono qualcosa? No. Possiamo entrare qui e prendere lo snowboard. Il mio piccolo si è fatto male appena siamo arrivati. Non dovevo regalargli quello snowboard. Mi sembra ci dicesse altro, no. Mi sono fatto male cadendo con lo snowboard e ora non posso uscire. Ehi, ti darò il mio snowboard. Infatti il gatto si è spostato e possiamo. Fammi sapere se diventi bravo. Adesso possiamo prenderlo. Ti regala lo snowboard. Adesso, questo è un oggetto chiave. Eccolo qua.
Adesso abbiamo tutte le cose necessarie per la prossima parte, lo snowboard per scendere la discesa e poi la mappa del ghiacciaio. Adesso vi farò vedere ancora questa parte, però purtroppo il gioco crasherà. E quindi, ah, qui è cambiato qualcosa. Questa ci dice, no, questa si diverte. Questa evidentemente ha visto mamma ha perso l'aereo. Chi è quell'uomo? Questo ci parla anche, se non mi sbaglio. No, era possibile parlare con questo, forse mi devo mettere più in qua. Ecco qua. Mentre venivo qui ho notato un uomo con un mantello nero dirigersi a nord. Era impossibile ignorarlo, vestito di nero tra le distese di neve. Quindi sappiamo che Sephiroth è passato di qua. E che anche la Shinra sta andando a nord. È quasi finito. Va bene, allora io vi farò vedere, però poi dovrò uscire, reimpostare le impostazioni di default e fare poi il minigioco dello snowboard in inglese. No, non serve, ne abbiamo già visti. Va bene, testa vuota, non lamentarti se poi ti fai male. Quindi adesso vi faccio vedere, però attento. Purtroppo ecco, diventa nero e poi crasha e praticamente io adesso sto schiacciando i tasti, però dovrò fare quella cosa che vi ho detto. Quindi adesso uscirò e poi ci rivedremo appena avrò reimpostato le impostazioni e lo giocheremo in inglese per una piccola parte. Allora, io adesso ho tolto la mod in italiano di Final Fantasy VII e vi spiego velocemente come ho fatto. Sono andato dalla libreria di Steam, quindi voi andate su Steam, andate dove c'è nella pagina di Final Fantasy VII del gioco, c'è una rotellina con le impostazioni sulla destra, dovrebbe comparire scritto gestisci, voi cliccate lì, compariranno delle varie voci, scegliete proprietà. E poi si aprirà una finestra dove compariranno 5 voci. Comparirà generale, aggiornamenti, file locali, lingua e poi beta, una cosa del genere tipo beta. Voi andate su file locali, quindi selezionate file locali e poi c'è un'opzione verifica integrità dei file del gioco. Io infatti sono andato su questa opzione qua, verifica integrità dei file del gioco, e in pratica ha rimesso le impostazioni di base del gioco e quindi ha tolto la mod in italiano. Quindi adesso sarà possibile fare il minigioco dello snowboard. Faremo questo piccolo pezzo in inglese, però almeno così riusciremo ad andare avanti, perché purtroppo con la mod in italiano li crasha e quindi è impossibile proseguire. Infatti vi faccio vedere se parliamo con. Infatti vedete è in inglese adesso. Quindi adesso possiamo andare avanti e poi tanto poi concluderò il video e rimetterò la mod in italiano. Allora, qua vediamo di nuovo i comandi però. Salta dovrebbe essere il tasto X della PlayStation, break switch quadrato e poi R1 più la freccia destra o sinistra virate più velocemente. Quindi no grazie. Allora adesso in possiamo iniziare finalmente il minigioco. Ecco, infatti, questa schermata purtroppo con la mod in italiano ce la potevamo solo sognare. Allora andiamo. Con la X salta, con il quadrato frena. Adesso qui lo scopo del minigioco è raccogliere più palloncini possibili, però non è obbligatorio da fare, infatti non
Non serve fare il miglior punteggio, attenzione a questo. E adesso però ci saranno a un certo punto un paio di bivi. A seconda della... se andate a... a seconda se andate a destra o a sinistra, poi arriveremo in un punto del ghiacciaio in base alla scelta del percorso. Io vi consiglio di andare sempre a sinistra, quindi quando ci compariranno i bivi, andate sempre a sinistra perché così potete uscire subito perché ci ritroveremo praticamente all'entrata del ghiacciaio e potremo subito uscire e salvare. Poi se avete appunto questa versione di Steam, andate direttamente a... uscite fuori e rimettete la mod in italiano. Adesso devo stare attento a non sbagliare i bivi. Yeah. Quindi in pratica bisogna sempre... Ah, accidenti, ero un po' a sinistra. Allora io mi metto già qui sulla sinistra. Ok, ho ripreso un po' la mano. Poi questo minigioco lo potremmo fare nel Gold Saucer. Infatti adesso lo abbiamo sbloccato dopo questa parte. Ah, l'ho preso in pieno. Lì c'è un palloncino, vediamo se riesco a prenderlo. Vabbè, li sto prendendo tutti. Eh sì, fanno cloud però. Adesso devo concentrarmi perché devo stare attento alle biforcazioni. Tra poco dovrebbe esserci il primo bivio, dopo sta parte, se non mi sbaglio. Ecco, andiamo a sinistra. Quindi qua c'era il primo bivio. Oh cacchio, devo saltare. E anche qua ci dovrebbe essere il secondo bivio tra poco. Eccolo qua. Siamo a posto. Adesso abbiamo preso sempre la via a sinistra, quindi ci ritroveremo vi molto vicini all'entrata. Forse qui non ci sono più palloncini da recuperare. Adesso qui... non so, la musica non c'è proprio, non l'ho tolta io. Non so, credo che sia solo su Steam, forse anche sulla PlayStation 4. Credo che siamo ancora tutti d'un pezzo. State tutti bene? Sono troppo vecchio per queste cose, dannazione. Sono un po' fuori fase. Dove siamo finiti? In effetti, non siamo riusciti a saltare bene. Quindi adesso guardiamo la mappa e con il tasto quadrato si può vedere la mappa. Fa molto freddo, ci congeleremo se restiamo qui troppo a lungo. Infatti adesso questa zona è molto particolare perché più tempo restate e più ci sarà la possibilità che Cloud svenga per il freddo. Quindi adesso siamo nel Great Glacier e possiamo, se premete il tasto quadrato, ecco. Possiamo vedere la mappa che appunto era molto importante da recuperare. L'obiettivo è andare a nord verso la spunta rossa, quella V rossa in alto. Noi però adesso, perché abbiamo sempre preso il percorso a sinistra quando c'erano i bivi nello snowboard, siamo più o meno nella foresta in basso.
tra. Siamo esattamente nel bivio centrale tra la coda dell'aereo sulla sinistra e lo start all'inizio in basso. Quindi adesso per uscire fuori ci basterà semplicemente andare in basso verso l'entrata. Quindi dirigiamoci lì. Andiamo in basso, a sud. Poi qui a sinistra. E qui siamo arrivati. Cioè, in realtà qui siamo all'inizio, però adesso mi è molto comodo uscire, salvare e poi rimettere la mod in italiano. Poi potete ovviamente rientrare quando volete. E se tornate sopra, a nord di qua, se risalite la discesa, ritornerete al villaggio di Icicle. Però a noi non interessa. Quindi adesso direi che le materie erano tutte a posto, quindi possiamo salvare e concludere il video. Ne faccio due salvataggi per sicurezza. Non si sa mai. Così adesso questi due sono in inglese, ma poi dopo dal prossimo rimetterò la mod in italiano. Va bene, allora io direi che mi posso fermare qui. Vi ringrazio a tutti per aver visto questo video, spero che vi sia piaciuto e vi do appuntamento con il prossimo episodio di Final Fantasy VII. Alla prossima, ciao a tutti!